In questo video parleremo delle tre famose leggi di Keplero. All'inizio del XVII secolo, l'astronomo tedesco Giovanni Keplero formulò le sue tre famose leggi che descrivono il moto dei pianeti attorno al Sole. La prima legge di Keplero afferma che l'orbita descritta da un pianeta è un'ellisse di cui il Sole occupa uno dei due fuochi. Con questa legge Keplero propose un modello eliocentrico in cui le orbite non sono circolari, ma ellittiche, e in questo modo fu il primo a rinunciare alla forma perfetta. Egli fu supportato nel farlo da dati osservativi ottenuti da Tycho Brahe, il grande astronomo danese. Questa legge è molto importante perché essa separa definitivamente la teoria eliocentrica di Copernico dalla teoria geocentrica di La Tolomeo. seconda legge di Keplero, detta anche legge delle aree, afferma che il segmento, cioè il raggio vettore che unisce il centro del Sole con il centro del pianeta, descrive aree uguali in tempi uguali. Vediamo questa seconda legge in un esperimento interattivo. Questa è l'orbita terrestre attorno al Sole. Evidenziamo due punti particolari che sono il perihelio, il punto più vicino al Sole, e l'afelio, il punto più lontano. La seconda legge di Keplero afferma che in tempi uguali, in questo caso è stato scelto un mese, l'area spazzata dal raggio vettore è sempre uguale. Questo implica che quando la Terra si trova vicino al Sole, al perihelio, la sua velocità sia maggiore rispetto a quando si muove lontano dal Sole, cioè vicino all'afelio, in quanto vicino al Sole il raggio è minore e quindi la velocità maggiore, invece all'afelio il raggio è maggiore e quindi la velocità è minore. La causa fisica di questa seconda legge di Keplero è da ascrivere alla particolarità della forza di gravitazione universale, in quanto la forza di gravità, come si vede anche da questa animazione, è una forza centrale, ossia diretta sempre lungo la congiungente Terra-Sole, cioè lungo il raggio vettore. In questo modo il momento della forza, che è il prodotto vettoriale tra il raggio e la forza, è zero, perché raggio e forza sono antiparalleli. E quindi il momento angolare è costante, ma il momento angolare, si può dimostrare, è proporzionale all'area spazzata dal raggio vettore. Ecco per cui l'area durante il moto è sempre costante. La terza legge di Keplero, pubblicata nel 1619, 10 anni dopo la seconda legge, afferma che i quadrati dei tempi che i pianeti impiegano a percorrere le loro orbite sono proporzionali al cubo delle loro distanze medie dal Sole, ossia il rapporto tra il quadrato del periodo di rivoluzione e il cubo del semiasse maggiore dell'orbita ellittica è lo stesso per tutti i pianeti del Sistema Solare. In forma matematica possiamo scrivere che T quadro è uguale a A alla terza per K. Se esprimessimo il periodo in anni solari e il semiasse maggiore in unità astronomiche, questa costante sarebbe uguale a 1. Vediamo la terza legge di Keplero nel caso del Sistema Solare. Come si può notare, tutti i pianeti giacciono su una linea, su una retta, in un grafico dove in ascissa c'è il semiasse maggiore in unità astronomiche e in ordinata c'è il periodo di rivoluzione in anni. Ovviamente la Terra si colloca nel punto 1,1, di intersezione fra una unità astronomica e un anno. Il fatto che i pianeti stiano tutti su una retta è giustificato dalla scala logaritmica sia in ascissa che in ordinata. La causa di questa terza legge di Keplero è dovuta alla legge di gravitazione universale di Newton. Infatti, uguagliando la forza di Newton con
con la forza centripeta si ottiene la relazione 4π² su t² uguale gm del Sole fratto a al cubo, e quindi la terza legge di Keplero. Questa K è in unità del sistema internazionale, quindi non è altro che 4π² su g massa del Sole. La conseguenza più importante della terza delle leggi di Keplero è il fatto che i pianeti lontani si muovono molto più lentamente dei pianeti vicini al Sole. Infatti, se noi pensassimo di prendere questo alla terza e portarlo a primo membro, al numeratore, avremmo un rapporto alla terza fratto t², ma alla seconda fratto t alla seconda è proporzionale alla velocità alla seconda del pianeta. Poi rimane al numeratore un altro semiasse maggiore, e questo prodotto è costante. Quindi ovviamente maggiore è A e minore deve essere la velocità di rivoluzione del pianeta attorno al Sole. Quindi i pianeti lontani ruotano più lentamente dei pianeti vicini al Sole. Lo vediamo in questa simulazione, che non è in scala, ma ci fa capire bene questa affermazione. Come possiamo vedere, i pianeti interni, tipo Mercurio, Venere e la Terra, si muovono molto più velocemente dei pianeti gassosi più esterni, come Giove, o in lontananza si possono vedere che si muovono veramente molto molto piano pianeti come Nettuno o Saturno.